Ciao a tutti ragazzi, sono qui per il mio carico di botti di Capodanno per festeggiare Capodanno 2022-2023. È da tempo che non facevo video sui botti di Capodanno e sui fuochi di artificio. Allora, ho speso in totale 55 euro al negozio di fuochi di artificio, ovviamente. Qua ci abbiamo. Iniziamo. Qua ci abbiamo. Cominciamo da dai bei finali. Abbiamo due batterie. Abbiamo due batterie da 100 colpi. Le abbiamo comprate per tradizione. Abbiamo due batterie da 100 colpi per tradizione. Eccole qua. Abbiamo una, eccola qua, questa qua con marchio, con questa qua con Pigaso. Per Pigaso. Che si tratta questa bella foto con l'unicorno, ce l'ha dato proprio questa bella. Eccola qua. L'altra invece è della pirotecnica di marchio Gold Dragon, e l'altra invece è sempre la stessa ma col marchio Demon New Version. Eccole qua, belle batterie da 100 colpi per i finali. Le rimettiamo nella busta. Eccolo qua, le due batterie, monocolpi da 100 colpi, poi le due batterie, poi qua abbiamo dei petardi, lato dei petardi, abbiamo questi qui, due confezioni da 6, ne abbiamo presi 12, abbiamo per esempio i mini thunder, eccoli qua, sono i mini thunder che sono dei petardi che solitamente si usano per uso tecnico, per esempio per caccia, allontanare animali in campo agricolo, eccetera, non destinata ai scopi ludici. Dal minimo rivendita di 18 anni. Sono i mini Thunder, perché ovviamente sono questi qui, vi faccio vedere, quelli azzurri, sono questi qui azzurri, eccoli, sono questi qui azzurri con poca polvere da sparo, è perché purtroppo c'è purtroppo fino a qualche anno fa compravamo quelli neri, che purtroppo quelli neri sono illegali. Quelli lì neri, questi qua, sono illegali, che sarebbero perché tiene troppa carica di polvere da sparo, e sono tipo per esempio i Cobra, i Black Thunder, quelli lì con una quantità eccessiva di polvere da sparo, quelli lì che fanno il botto pesante, sono illegali in Italia. Questi credo che siano a norma, ha solamente miscela esplosiva, cioè. Eccola qua, sono i mini Thunder, questi qui azzurri. Eccoli qua, ne abbiamo due scatoli da due, cioè due scatoli da sei, volevo dire. E abbiamo questi qua come petardi. Poi io ho un'altra, poi ho altri petardi che ci ho conservato lo scorso anno. C'ho altri petardi di Capodanno della Alessi. Eccoli qua, i new Magnum dell'Alessi, che questi qui piccoli ho deciso di non usarli perché li voglio usare solo per fare le granate artigianali da softair. Questi qui, i new Magnum dell'Alessi, che mi sono avanzati. Eccoli qua, sono questi qui rossi piccolini, i Magnum, ma li ho deciso di usarli solo per le granate. E ce li ho dato.
Ce l'ho dallo scorso anno che l'ho comprato a 4 euro dai negozi di cinesi. Allora, le batterie, quelle là, stanno pensando che vogliono venderle solo ad uso professionale, quindi solamente che hanno una specie di porto d'armi, il potentino di fuochino, per poterle acquistare e possono essere usate solo da professionisti sugli spettacoli e sugli eventi autorizzati. Però ovviamente a Napoli è la tradizione che accendono tutti quanti le batterie. E ho detto, poi gli voglio far vedere una cosa. Ho detto, i Magnum della Lessi, quelli lì piccolini, li voglio usare solo per le granate artigianali soft air. E vi ho fatto vedere il tutorial di come si costruiscono. E poi cose varie. Poi dopodiché, allora, con le batterie, i finali ho dato, con i petardi pesanti ho dato, cioè i mini thunder, quelli azzurri. E passiamo al pezzo forte. Pezzo forte che è la new entry, che sta già dallo scorso anno. Praticamente ce l'ho dallo scorso anno. Questa qua si tratta di una pistola a salve. Eccola. La conoscete tutti, la Bruni Nova, la Bruni 92 della Bruni Guns, la Bruni Beretta 92 calibro 9 mm. La mia è la calibro 9 mm, caricatore da 9 colpi. Vedete? Vedete? Molto bella, realistica. Col sistema top firing, quelle lì che sono consentite dalla legge italiana e anche di libera vendita, quelle col sistema top firing, mentre le front firing invece sono illegali. E tappo rosso alla volata. Eccole qua, una pistola a salve, molto bella. Ce l'ho dallo scorso anno e come potete vedere si è rotta la leva della sicura, che fortunatamente c'è di qua funzionante. Però dopo di aver sparato a Capodanno comprerò dei componenti per aggiustarla io a mano. Ecco tutto. Questa costa sui 70-80 euro, l'ho comprata al negozio di San Marino. Poi assieme ho i colpi per la pistola a salve. Eccoli qua. Qua abbiamo quelli a carica semplice, questi qui della Fiocchi a carica semplice, che praticamente sono da 50 pezzi, ce ne stanno 40 perché i primi 10 li ho sparati per fare la prova di tiro e cose, per fare varie prove di tiro e esperimenti. E poi ho questi qui a doppia carica di polvere da sparo, questi qui della Victory a doppia carica di sparo, che anche essi sono da 50 pezzi, però anche essi ce ne sono 40, perché anche di questa serie qua i primi 10 ne ho sparati, anche con 10 di qua e 10 della Victory e 10 della Fiocchi li ho sparati giusto per fare degli esperimenti e delle prove di sparo. Quindi per questo ne sono 40 e 40, quindi sono in totale 80 colpi. Però non vi preoccupate, però ne ho comprata una terza, ho comprato un'altra scatola di colpi a salve, ovvero ho comprato anche quelli della Max Tech. Vedete, ho comprato pure quelli della Max Tech, che però sono in arrivo, non sono nel video, ma perché sono in arrivo, e quindi ho comprato quelli della Max Tech per aumentare un po' la capienza di cartucce a salve che spareremo all'anno. Quindi di conseguenza spareremo un totale oltre 100 colpi di pistola a salve. Ci divertiremo con quest'anno a Capodanno, ci divertiremo con queste due batterie monocolpi da 100 colpi, questi 12 petardi i mini thunder e con la nostra beretta a salve con 120-130 colpi, perché poi userò
userò, speriamo, 120-130 colpi. Bene, questo è tutto. E poi che sto pensando, ragazzi? In tutto questo vorrei comprare un'altra pistola a salve che mi piace, una seconda, ovvero la Beretta PX4, che mi piace anche la Beretta PX4. Se la voglio la compro a salve, tanto non me ne importa proprio, giusto per collezione, così, e utilizzarla a Capodanno. Però perché la soft air è introvabile. Perché la soft air è introvabile, quindi se la voglio la PX4 me la compro per forza a salve. È bella da avere la PX4, la Bruni P4 da 9 mm, però ne comprerò giusto un'altra e poi dopo la P4, la Bruni P4 non compro più pistole a salve. Solo in calibro 9 mm. Bene, questo è tutto. Questo è il mio carico di botti di Capodanno per festeggiare Capodanno 2022-2023. Spero che spero che il sindaco di Napoli non faccia nuove ordinanze sul divieto dei botti di Capodanno e spero di non farci male noi, perché perché le nostre mani sono importanti. Le nostre mani e i nostri occhi sono molto importanti per noi, quindi non ci facciamo molto male, usiamoli sempre con precauzione questa roba qua, perché sono degli articoli pirotecnici che non sono un giocattolo, ovviamente sono tutti vietati ai minori. Grazie per l'attenzione, vi auguro un buon anno nuovo e ci vediamo al prossimo video quando accenderò tutta questa roba qua. Ciao ragazzi, alla prossima!